L'amministrazione comunale di Ospedaletti ha organizzato ieri sera alla sala polivalente La Piccola dell'ex Calomerci la prima di due serate per illustrare la bozza del nuovo piano urbanistico comunale, il cosiddetto PUC. Un piano che promuove strumenti innovativi ed incentivi sia per il recupero delle aree abitate che per quelle extraurbane, con particolare riferimento alle strutture serricole. Ci parla della filosofia adottata dall'amministrazione comunale della città delle Rose sul PUC e Evelina Carli, assessora all'urbanistica e all'edilizia privata del comune. La nostra filosofia si basa essenzialmente su un punto: e basta no a nuove edificazioni, nel senso che non sono più possibili individuare sul territorio comunale delle aree di nuovo sviluppo edilizio. Però sono tre i temi cardine e si basano soprattutto sul recupero e la rivalutazione dell'esistente. Quindi la prima parte, il primo tema è il recupero dell'esistente, quindi degli edifici esistenti, e la riqualificazione delle aree che sono in degrado. Il secondo riguarda una valida offerta formativa che si basa già su quanto previsto dal PRUST, con l'aggiunta dell'area di Aio 9, per intenderci il terrapieno a fianco del cimitero, che sarà comunque, avrà una destinazione turistico-ricettiva. Poi si vedrà nel dettaglio quale destinazione. E la terza, che è il tema forte, di questo PUC, sono le aree agricole. Come utilizzare queste aree agricole e soprattutto affrontare il grosso problema della dismissione delle serre, perché creano grossi problematiche dal punto di vista idrogeologico, oltre che ambientale e visivo, a quest'area. Stasera parleremo di questo punto, delle aree agricole, di che cosa abbiamo pensato. Diciamo che l'innovazione, se possiamo così definirla, riguarda la possibilità sia da parte degli imprenditori agricoli che anche dei comuni cittadini che possiedono dei terreni in zona agricola e che secondo le attuali normative non avrebbero potuto più realizzare nulla, di utilizzarle prendendo dei crediti che vengono dalla dismissione delle serre. Quindi questo è il tema fondamentale che questa sera andremo ad affrontare. Prossimo incontro, che sarà giovedì prossimo alla stessa ora qui, affronteremo invece il tema delle aree urbane, della riqualificazione delle aree urbane e dell'offerta turistica. Impossibile non parlare del porto, naturalmente, anche se c'entra poco col PUC, però qualche idea c'è? Allora, attualmente siamo sempre ancora in fasi d'attesa. In questo mese avrebbe dovuto essere il giudice di Genova, avrebbe dovuto convocare tutti e verificare se una proposta che era stata fatta era accettata, ma le cose sono attualmente ferme in quanto c'è stato un cambio a livello di giudice, per cui ora attendiamo il da farsi. Però il porto esula da questa cosa, entra sì nel piano dell'offerta formativa, però solamente come area, ma non per le problematiche o nel dettaglio. Quello abbiamo già avuto modo di parlarne nei due incontri, quando abbiamo presentato la variante al piano regolatore al pubblico a gennaio di questo anno. Nel piano urbanistico comunale di Ospedaletti si parla in particolare di incentivi per i terreni agricoli, come confermatoci da chi ha redatto il piano stesso, l'architetto Alberto Pulinetti. Questo è un tema importante, ci sono molte serre che sono ormai obsolete, non sono più sfruttate e quindi in qualche maniera bisogna eliminarle dal territorio, bonificare il territorio. Allora prendiamo l'occasione per dare dei premi a chi riesce a togliere queste serre, premi che verranno poi utilizzati per attività turistiche, perché il nostro territorio agricolo ha delle grandi potenzialità panoramiche e estremamente interessante anche dal punto di vista turistico, per cui riteniamo che chi fa delle azioni virtuose deve avere un premio più che altro incentrato per il turismo, per la rivalutazione turistica del piano. Il piano è questo. E questo vuole dare, oltre che la ristrutturazione e manutenzione dell'esistente, anche un incentivo al turismo, e lo possiamo fare sulla costa, oramai
con tutti gli interventi consolidati che ci sono stati durante gli anni, e per quanto riguarda nelle parti dell'entroterra, con questo premio che si intende dare a attività virtuose.